Dopo aver completato l'ordine di acquisto ed aver ricevuto l'email di richiesta attivazione contenente le indicazioni per completare l'attivazione dell'identità SPID minore, accedi al pannello Self-Care. Inserisci i tuoi dati utente e password SPID e accedi. Seleziona la credenziale associata al tuo account SPID. Inserisci il codice OTP generato tramite il dispositivo associato e conferma. Accedi alla sezione Gestione minore. In corrispondenza del nome del minore con la pratica in stato Richiesta SPID da avviare, clicca su Avvia. Nella pagina che si apre inserisci i dati del minore per i quali si sta richiedendo l'identità SPID e il suo indirizzo email, diverso dall'indirizzo email del genitore o tutore. La normativa prevede infatti che genitore e figlio non possano condividere la mail, il numero di telefono e il dispositivo che genera i codici OTP. Poi prosegui. Seleziona le caselle relative alle comunicazioni e informativa privacy. Poi prosegui. Dichiara di essere titolare della responsabilità genitoriale del minore e seleziona una delle due opzioni. Poi carica i documenti richiesti cliccando su Sfoglia. E prosegui. In seguito alla verifica positiva della documentazione caricata, verrà inviata un'email contenente un codice di verifica da comunicare al minore. Tale codice è disponibile anche nel self-care del genitore nella sezione Gestione minore cliccando sul nome del minore e, come vedremo in seguito, servirà al minore per attivare la sua identità. Le attività del genitore o tutore sono concluse. A questo punto vediamo come il minore deve procedere per attivare la sua identità. Al minore verrà inviato un'email contenente il link per procedere con la registrazione. Per iniziare la registrazione dell'account SPID, inserisci il codice di verifica inviato al genitore tramite email e recuperabile anche dal suo pannello Self-Care e clicca Invia codice di verifica. Poi procedi agli step successivi. Conferma di avere a disposizione i dati personali, la documentazione e i dispositivi richiesti inserendo il flag nelle apposite spunte. Poi prosegui. Si accede alla pagina Contatti. Nel campo Numero di cellulare inserisci il tuo numero di cellulare. Clicca sull'icona Mappamondo in caso di numero estero. Clicca su Invia SMS di verifica. Il sistema invia un SMS al numero indicato, contenente il codice di verifica. Inserisci il codice ricevuto nel campo apposito. Per visionarlo in chiaro, clicca sopra l'icona Occhio. Clicca su Verifica. Poi inserisci il tuo indirizzo email e clicca su Invia email di verifica. In questo modo, il sistema ti invia il codice all'indirizzo email che hai indicato. Accedi alla mail per visionare il codice ricevuto e inseriscilo nel campo indicato. A questo punto hai verificato la tua identità e puoi continuare con la procedura. Si accede alla pagina Crea credenziali SPID. Nel campo indicato inserisci un nome utente SPID che puoi scegliere in base alle tue preferenze e la relativa password che puoi scegliere o generare automaticamente dall'apposito pulsante. Si tratta delle credenziali SPID che ti serviranno per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, come ad esempio INPS o Agenzia delle Entrate, oppure da utilizzare per l'accesso al pannello Self-Care, l'area di gestione del servizio SPID. Poi clicca su Continua. Alla pagina Informazioni personali indica il codice fiscale, il nome, il cognome, il sesso, la tua data di nascita, la nazione, la provincia e il tuo comune di nascita. Inserisci il numero di identificazione della tua tessera sanitaria in corso di validità. Sia per i cittadini italiani che per gli italiani residenti all'estero, se si è in possesso del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in fase di registrazione, inserisci il flag in corrispondenza della voce «Non sono in possesso della tessera sanitaria». In questo caso, il campo Numero identificativo tessera sarà precompilato dal sistema con tutti i zeri e il campo Scadenza deve essere lasciato vuoto. Ti informo che Aruba potrà richiederti una copia del certificato successivamente. Su Documento, in corrispondenza del campo Tipo di documento, si visualizza l'apposito menu a tendina con l'elenco dei documenti accettati. Digita gli estremi di un tuo documento di riconoscimento in corso di validità.
Prosegui con la compilazione del modulo inserendo i dati di domicilio. Indica la nazione, la provincia, il comune, il CAP, l'indirizzo e il civico. Una volta che hai inserito e verificato che tutti i campi siano stati compilati correttamente, puoi continuare. A questo punto devi creare un account sull'app Aruba OTP. Solo nel caso in cui tu abbia acquistato anche un OTP display, utilizzerai l'OTP generato dal dispositivo e passerai direttamente allo step del riconoscimento. Diversamente, questa attivazione è necessaria per l'utilizzo di SPID Aruba ID. Per procedere e senza chiudere la pagina registrazione-speed.aruba.it, dove ritorneremo a breve per ultimare la configurazione, collegati allo store del tuo dispositivo mobile. Cerca l'app Aruba OTP e installala se non l'hai fatto in precedenza. Apri l'app Aruba OTP dal tuo dispositivo mobile. Clicca su Crea nuovo account in caso di prima configurazione come mostrato nel presente tutorial, oppure clicca sul simbolo più se in precedenza sono già stati creati altri account. Ti informo che non potrai attivare l'account Aruba OTP sullo stesso dispositivo su cui attivo l'account Aruba OTP del genitore. Scansiona il codice presente nella pagina Crea account sull'app Aruba OTP, cliccando sull'icona QR Code mostrata, posta a destra del campo codice di attivazione, oppure digita manualmente il codice. Se scegli come modalità la scansione del codice, tutti i campi verranno compilati automaticamente. Nel campo Descrizione inserisci un nome account di riferimento, come ad esempio Andrea Bianchi. Clicca su Attiva in alto a destra della schermata. L'account è stato configurato con successo. Il tempo di validità per l'utilizzo di ogni codice generato è indicato all'interno del cerchio, come riportato nell'esempio. Ritorna alla pagina registrazione-speed.aruba.it. Nel campo codice OTP inserisci un codice temporaneo OTP generato con l'app Aruba OTP, come appena mostrato. Clicca sull'icona occhio per visionare il codice. Poi clicca su Verifica. La registrazione della tua identità SPID Aruba ID è stata salvata, ma non è ancora attiva. Rimane un ultimo passaggio in cui devi effettuare il riconoscimento. Solo dopo che avrai ricevuto la conferma di attivazione, potrai utilizzare e gestire l'identità SPID del minore attraverso il pannello selfcare-speed.aruba.it indicato nella mail di conferma attivazione.